Sì, dispiace perché nelle due partite penso abbiamo meritato di essere la squadra più forte. Tra l'andata e il ritorno abbiamo dimostrato anche sul punto di vista del gioco esce secondo me la squadra più forte tra le due, con molta onestà. Il calcio non va sempre come vogliamo, gli episodi a volte ci condannano e dispiace perché si era fatta una grande partita, ma anche all'andata, abbiamo preso un unico tiro in porta all'andata avendo tre palle gol clamorose non sfruttate, oggi abbiamo penso dominato per tutti i 90 minuti e non ci siamo riusciti. Qua sono partite che si giocano sulle tensioni, ora bisogna rivedere, io penso, ma non è anche la paura di prenderla, è successo e basta. Doveva succedere, peccato perché si era fatta una grande rimonta facendo una grande partita. Noi non eravamo quelli dell'andata, noi siamo quelli di oggi, lo siamo stati per tutto il giorno di ritorno e l'abbiamo dimostrato. E nonostante questo non è bastato, abbiamo perso una partita in 17, l'ultima 17 gare, una sola sconfitta e purtroppo ci ha rovinato tutto. Domenica la tensione si era giocato talmente un brutto scherzo che non riuscivamo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Oggi è successo, abbiamo fatto una grande partita, in più si era creato di giocare con questi tre quartisti tre opposti tra le linee, si è venuto molto bene perché sia Usman che il primo tempo e Lucas riuscivano, scusate, Rantier riuscivano sempre a mettere in difficoltà i due terzini, chiamiamoli tra virgolette loro, che all'andata invece avevano avuto il sopravvento. Penso che la chiave di lettura sia stata lì. Ma secondo me lì era più una cosa giocata sui nervi, una palla ributtata. Bisogna rivedere sul cross a quando, se la palla era lenta, se era tesa, se poteva uscire il portiere, se Sabatino poteva arrivarci meglio. Bisogna vedere la dinamica. Sono anche stufo perché la mia squadra ha avuto in 22 partite zero calci di rigore. Zero calci di rigore. È dura andare avanti. Io vedo le prime 5, tutto l'anno che lo ripeto, le prime 5 hanno chi 7, 8, 9, 10 calci di rigore, il Taranto 0. E quindi abbiamo fatto tutto con azioni come gioco, come anche il primo tempo mi è sembrato qualche decisione su qualche fallo al limite dell'area nostra avversaria, al contrario, però insomma non è quello che oggi ha influito più di tanto. E tifosi, io penso che tante volte non arrivino i risultati che uno spera dal punto di vista di qualificazione, penso che quello che si è visto oggi è già un grande risultato per la tifoseria di Taranto, che sono stati encomiabili. Questo penso sia il pubblico che vuole Taranto e non qualche fischio di domenica dopo una partita persa 1-0. Questi sono quelli che hanno applaudito domenica nonostante la sconfitta, questi sono quelli che hanno applaudito oggi nonostante la vittoria, se è uscito, ma questo è il vero pubblico tarantino.